e un anno fa lottava contro la fame. Oggi sorride felice. L'Africa che ama si è presa cura di lui. Purtroppo tanti altri bambini soffrono la fame. Oggi tu puoi fare qualcosa di straordinario. Puoi cambiare due vite, la tua e quella di un bambino malnutrito. Invia ora un SMS o chiama da rete fissa il 45502 e sostieni il progetto Lotta alla Fame dell'Africa Chiama. 45502. Insieme faremo qualcosa di straordinario. Buonasera cari numerosi e affezionati amici di Dopocena. Allora segnatevi questo numero 45502, lo ripeteremo più volte nel corso di questa puntata perché parliamo naturalmente di un'associazione che spesso e volentieri è ospite qui a Dopocena e anzi li ritroviamo a un anno di distanza proprio per questo progetto che li ha visti coinvolti tempo fa e che spero adesso Raffaella Nannini ce ne darà conto, insomma, di un buon risultato. Parliamo naturalmente di questa Onlus Fanese che si occupa da sempre della fame nel mondo, in particolare nel continente africano, e le problematiche legate all'alimentazione e a quello che vive quotidianamente la popolazione africana. Allora, salutiamo subito gli ospiti, oltre a Raffaella Nannini, coordinatrice dell'Africa Chiama, e insieme a lei una volontaria, una ragazza che ha deciso di fare il servizio civile con voi, Alice Baldelli. Dopo ci parlerà, buonasera Alice. Buonasera. Dopo ci parlerai della tua esperienza. Allora, Raffaella, questa campagna con un SMS che aiuta i bambini africani, che risultato vi ha portato? Facciamo un po' di storia, insomma, ci siamo rivisti qui dopo quasi un anno di distanza, sì. Vediamo un po', insomma, se il cuore dei telespettatori e anche, insomma, di chi vi vede anche a livello nazionale, perché mi dicevi che questo spot va anche su una rete nazionale. Sì. Allora, questa è una campagna, la campagna Lotta alla Fame, che vede impegnata l'Africa Chiama già da diversi anni. È una campagna a livello nazionale perché viene sostenuta da tutti i principali gestori telefonici, grazie ai quali possiamo attivare questo numero di SMS solidale. È possibile quindi fare delle donazioni inviando un SMS o chiamando da rete fissa. E poi è una campagna nazionale perché appunto c'è la collaborazione di alcune reti televisive nazionali, in particolar modo quest'anno la 7 aderito alla campagna. Ci vede impegnati da ormai diversi anni perché grazie a questa iniziativa noi cerchiamo ogni anno di raggiungere circa 8.000 bambini che soffrono la malnutrizione. L'abbiamo avviata anche l'anno scorso, grazie alla sensibilità di tante persone abbiamo raggiunto più di 10.000 euro e grazie a questo importo ne siamo riusciti appunto a portare avanti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Ovviamente poi questa campagna viene supportata da tutte le altre donazioni che le persone ci inviano, sia con bollettini postali, versamenti, oppure destinandoci anche il 5 per 1000. Quindi questa campagna insieme ad altre forme di raccolta fondi ci aiutano proprio a portare avanti il nostro impegno contro la fame. Quest'anno ci auguriamo di aumentare ancora. E quindi di cercare di superare questa cifra e questo ci permetterà appunto di raggiungere ancora risultati maggiori. Quali sono gli obiettivi in concreto per i quali vi state impegnando e, insomma, naturalmente il supporto e l'aiuto che vi arriverà da questa campagna vi permetterà di portare sì. a compimento? Allora, noi stanno scorrendo anche delle foto che proprio un po' raccontano quello che noi facciamo nei centri nutrizionali che abbiamo attivi in Kenya, in Tanzania e Zambia. Questi centri nutrizionali sono rivolti a bambini particolarmente malnutriti. Nei centri i bambini vengono pesati, questa è la modalità nella quale vengono appunto pesati, e vengono anche, diciamo così, individuati inizialmente i casi appunto di bambini malnutriti. Qui si vede l'esempio in questa foto, il bambino viene misurato la circonferenza del braccio attraverso un braccialettino che è stato proprio riconosciuto anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché appunto ha tre fasce di colore, quella verde che significa che il bambino è sano, quella gialla che è a rischio di malnutrizione, quella rossa invece è una situazione grave.
Un'altra modalità per, diciamo così, individuare i casi di malnutrizione è, si vedeva in una foto precedente, diciamo, toccare sia sui piedi che sulle mani, fare una leggera pressione con i pollici e vedere appunto se la pelle, diciamo così, ritorna subito a livello normale oppure la ritenzione idrica è talmente elevata da non permettere questo. Quello è il caso di una malnutrizione che viene definita edema, nel senso che è proprio il caso del bambino che è proprio gonfio, estremamente gonfio, quindi non il caso del bambino rachitico, che appunto è dovuta alla malnutrizione, quindi a un'alimentazione bassa e soprattutto molto sbagliata, dove effettivamente gli alimenti non sono quelli giusti. Giusti, un'alimentazione sbilanciata. Molto sbilanciata, che magari in questi paesi è soprattutto legata a polenta di farina di mais e quindi non ci sono proteine, vitamine, tutti gli altri aspetti, insomma, che sono invece necessari per lo sviluppo del bambino. In questi centri nutrizionali, quindi, questi bambini che di solito vanno nella fascia dagli 0 ai 5 anni ricevono un supporto nutrizionale intensivo e completo, quindi si cercano di inserire tutti gli alimenti che sono necessari per lo sviluppo del bambino. Vengono controllati e monitorati a livello sanitario, quindi pesati appunto, e anche visitati da dei medici, delle infermiere locali e poi appunto nel momento in cui hanno completato il programma che li ha permesso di raggiungere invece il peso ottimale e una buona salute, escono dal programma lasciando il posto ad altri bambini in difficoltà. Quanti bambini riuscite a seguire contemporaneamente in questo programma? Allora, contemporaneamente in questo programma in tutti i tre paesi riusciamo a seguirne, per questo programma intensivo, più di 500, perché è un programma appunto che deve essere proprio personalizzato, ogni bambino ha bisogno della sua, diciamo così, alimentazione personalizzata e del supporto medico. L'altro intervento molto grande che abbiamo è quello delle mense scolastiche, che invece ritrae queste immagini, dove invece raggiungiamo più di 7.000 bambini. E attraverso questo intervento, diciamo, l'obiettivo è proprio quello di prevenire la malnutrizione o la denutrizione, perché garantiamo la distribuzione di un pasto al giorno a questi bambini che vanno a scuola. Per la gran parte di questi bambini questo pasto che ricevono è l'unico nell'arco di tutta la giornata. L'unico completo, quindi fondamentalmente è essenziale ed è anche quello che poi gli permette sia appunto di lottare contro la fame ma anche di frequentare in modo migliore la scuola. Questi sono in fila perché si mettono proprio, diciamo, sanno che prima devono passare al lavaggio delle mani, perché in tutto ciò cerchiamo anche di fare molta sensibilizzazione ed educazione, no? Quindi per far capire quelle che sono le giuste e corrette norme igienico-sanitarie. Sono anche degli insegnanti che ci aiutano in questo, a fare proprio sensibilizzazione verso i bambini. Quindi prima lavano le mani e poi si mettono in fila con il loro piatto per ricevere questo piatto unico, diciamo così, però abbastanza completo. Questa è un'operatrice che fa proprio in Tanzania attività di sensibilizzazione ai bambini, quindi spiega il lavaggio delle mani, spiega il fatto che anche quando mangiano la frutta devono lavarla, perché diciamo, legato poi alla malnutrizione ci sono anche tanti problemi a livello igienico-sanitario che vanno ad aggravare la situazione già difficile. Ad esempio molti bambini soffrono di parassitosi, quindi hanno appunto i vermi nella pancia proprio perché l'alimentazione è sbagliata. E quindi ecco, è necessario avere un approccio a 360 gradi. Quindi è proprio un intervento anche educazionale che fate, di approccio corretto all'alimentazione, perché non è soltanto cosa mangiano, ma è come lo mangiano e quando, che è anche importante fare proprio una funzione educativa, alla quale loro chiaramente
insomma, per chiari motivi non sono abituati. No, infatti, stessa cosa la facciamo nei centri nutrizionali, che invece sono, diciamo, più un intervento appunto di emergenza, perché nei centri nutrizionali effettivamente noi ci troviamo di fronte a un pelo nella differenza fra la vita e la morte, perché arrivano alcuni bambini presso i centri nutrizionali che sono proprio in fin di vita. Un bambino che soffre di malnutrizione e denutrizione in quella specifica età, che è quella, diciamo, l'età evolutiva dello sviluppo, se soffre di malnutrizione può portare poi delle conseguenze per tutta la vita, perché significa che è un bambino che non riesce a tenere la testa alzata, non riesce a tenersi in piedi, e infatti tanti casi di bambini che poi da grandi hanno ritardi mentali, disabilità, è perché magari nell'età, diciamo così, dello sviluppo hanno sofferto di una malnutrizione grave. Certo. E quindi arrivano ai nostri centri che dobbiamo in molti casi letteralmente prenderli per i capelli. Anche in quel caso cerchiamo di fare sensibilizzazione alle mamme, quindi far capire alle mamme appunto quando intervenire subito, come preparare il cibo, cercare di differenziare i vari alimenti che hanno, proprio per dare il giusto supporto alimentare a questi bambini. Per noi, che sicuramente tutti i giorni abbiamo a che fare con iperalimentazione, presenza abbondante di cibo, basta aprire il frigorifero, la dispensa, potremmo, insomma, sfamare famiglie intere con quello che abbiamo nell'arco di una giornata solo rispetto a quello che consumano loro. Parlare di questi argomenti sembra, insomma, un po' parlare, no, della luna. In realtà ancora oggi, vero, nel 2016, ci sono persone che soffrono la fame. Sì, nel mondo ci sono più di 800 milioni di persone che soffrono la fame. Non numeri così. Soffrire la fame appunto vuol dire non avere nulla da mangiare tutto il giorno e non sapere cosa mangiare il giorno successivo. Io sono diventata mamma da non tanto e sinceramente, diciamo, da quando sono diventata mamma, il pensiero che ci siano delle mamme che non sanno cosa dare da mangiare al proprio figlio, io vedo anche in Italia, adesso nel caso, certo, i nonni, gli zii, la preoccupazione principale è mangia, no? La sembra prima domanda che ti fanno è mangia. Mangia, ed effettivamente pensare che ci siano mamme che non hanno proprio fisicamente delle cose da dare da mangiare ai propri figli, diciamo è una cosa così. Lo fa capire ancora di più, diciamo così, ecco, perché ovviamente ti senti il peso di un'ingiustizia che effettivamente non ha ragione di esistere. Mettendosi dalla loro parte, vivi la loro disperazione, nel senso, cioè, veramente un'emergenza non saltuaria ma quotidiana, cioè ogni giorno c'è una lotta alla sopravvivenza dovuta alla carenza di cibo. Allora, accanto a te c'è Alice, che insomma fino ad ora non abbiamo coinvolto. Ribadiamo il numero, dopo diremo anche il periodo giusto che c'è da fare, 45502, un sms anche da non solo cellulare ma da rete fissa vi consente di fare questa donazione. L'importo quant'è che si scala? Di 2 euro con l'SMS, mentre la chiamata da rete fissa si può scegliere se 2 o 5 euro. 2 o 5 euro. Bene, quindi avete ampia scelta. Alice, tu sei qui per dare testimonianza della tua esperienza di servizio civile. Allora, innanzitutto, come mai hai deciso di fare questa cosa? Quali sono state le motivazioni che ti hanno spinto a indirizzare questa parte della tua vita in questo senso? Dunque, io ho scelto il servizio civile perché conoscevo di nome l'associazione, anche se non proprio dall'interno, e quindi volevo partecipare attivamente su quello che fanno, e perciò sapevo del servizio civile e ho scelto di passare questo anno insieme a loro. Lo svolgo da settembre e quindi lo svolgerò fino a settembre di quest'anno. E è un progetto molto interessante, soprattutto il progetto nelle scuole. Infatti queste sono le foto che ci ritraggono. Sì, io e le mie due compagne di servizio civile, Fioralba e Martina. E siamo a scuola e abbiamo raggiunto più di 80 classi nella provincia di Pesaro Urbino. E abbiamo principalmente due percorsi, uno pensato per le scuole elementari
e si chiama Entriamo in Africa ed è insomma un percorso pensato per introdurre un po' i bambini alla realtà africana, quindi si spiega un po' qual è la giornata tipo di un bambino africano e soprattutto parliamo un po' della scuola Shalom, che è la scuola che si trova in Zambia, a Lusaka. E quindi parliamo di questa scuola e quindi cerchiamo di far capire le differenze fra le due realtà, quella italiana e quella africana. E poi facciamo un sacco di attività insieme ai bambini per coinvolgerli anche in maniera proprio pratica. E inoltre questo è un laboratorio invece che svolgiamo insieme ai ragazzi profughi del centro di accoglienza di Bergatto. È un laboratorio invece pensato per le scuole medie e superiori. E si intitola Storia di viaggi e appunto tratta un po' della tematica dell'immigrazione, quindi una tematica molto discussa recentemente, certo. E per far capire anche che cosa in realtà provano queste persone quando arrivano in Italia, qual è la loro storia, il loro viaggio, la loro esperienza, insomma. E inoltre ci occupiamo anche del dopo scuola per i bambini e i ragazzi stranieri e quindi per aiutarli un po' nello svolgimento dei compiti e nell'apprendimento della lingua italiana. E inoltre ognuno di noi ha un po', diciamo, il proprio ruolo all'interno dell'associazione, svolgiamo anche lavori d'ufficio. Per esempio a me piace molto scrivere, quindi mi hanno affidato una rubrica mensile dove posso trattare diversi argomenti. Per esempio il primo articolo è stato svolto appunto sull'immigrazione, quindi intervistando i ragazzi che vengono con noi nelle scuole e quindi niente, ognuno ha, diciamo, un po' il proprio ruolo a seconda delle proprie capacità. Certo, si mette insomma i propri talenti a disposizione dell'Africa Chiama. Dopo ti chiederò alcune cose riguardo del tuo operato. Raffaella, il servizio civile ha insomma chiaramente un bando da dover fare, e chi vuole parteciparvi. Sì. In questi giorni scade, tra l'altro, giusto? Sì, allora dunque noi avremo appunto in prossimità due bandi di servizio civile. Il primo è già uscito ed è in scadenza il 20 aprile. Quindi noi, diciamo, invitiamo tutti i giovani che sono interessati, che devono rientrare in una fascia d'età fra i 18 e i 28 anni, a, diciamo così, a mettersi in contatto con noi. Noi possiamo fornire varie informazioni e a candidarsi appunto come volontari in servizio civile, sia per la sede in Italia che per la sede estera. Poi uscirà un altro bando che probabilmente avrà scadenza a maggio, quindi comunque vicino, e quindi ecco, siamo contenti perché appunto l'esperienza di Alice, di Fioralba, Martina in Italia è stata importante perché è anche di tanto supporto per le attività dell'associazione. E dall'altra parte io spero che anche per loro sia un anno in qualche modo di crescita, quindi ecco, invitiamo tutti i giovani che sono interessati a vivere questo anno particolare di crescita personale a contattarci. Quanti sono gli operatori in questo momento impegnati in questa azione grazie all'Africa Chiama? Allora, in questo momento, quindi nell'anno che ha preso il 2015-2016, sono 4 volontari in servizio civile in Italia e 4 volontari in servizio civile all'estero, 2 in Tanzania e 2 in Zambia. Che c'è la possibilità appunto anche di farlo all'estero, sempre con una forma di remunerazione. Sì, il servizio civile è un'opportunità a livello nazionale che dà appunto il Ministero degli Interni e dà, diciamo, a questi giovani che fanno questo anno di servizio civile anche un, diciamo così, un contributo economico, quindi chi fa il volontariato in servizio civile in Italia percepisce 433 euro mensili. Mentre all'estero c'è questo importo più un contributo per il vitto e l'alloggio. Quindi comunque, diciamo, l'opportunità per un giovane, certo, di farsi un anno anche... Qualche soldino non guasta, diciamo, mai, ma sicuramente insomma, quello che ti porterà come bagaglio culturale, emozionale ed emotivo, sicuramente... Poche centinaia di euro non sono paragonabili, perché penso che insomma terminata questa esperienza ti rimanga qualcosa di importante dentro, che poi insomma
no? Magari ti fa vedere il mondo che hai attorno e i rapporti con le tue coetanee o i tuoi coetanei anche sotto un'ottica un po' diversa, no? Noi abbiamo tenuto qui nei nostri divani anche persone che hanno vissuto l'esperienza in Africa, mi ricordo un vostro stagista che è stato lì un anno, insomma, effettivamente dopo i parametri, insomma, della quotidianità cambiano un po', no? Si capisce quali sono le vere criticità della vita e quali sono le cose delle quali possiamo anche sorvolare, insomma, questa è un'esperienza anche educativa che ti può formare e probabilmente ti aiuterà negli anni successivi a vedere le cose sotto un'ottica diversa, giusto Raffaele? Tu, sì, sì. Tu ne sei testimonianza di questo. Io spero, insomma, poi magari sarà Alice anche a dirlo, però che sia innanzitutto un anno di crescita personale. Poi è ovvio che se anche può combaciare con un percorso, diciamo così, di studi che è stato fatto dal volontario, ben venga, perché ovviamente uno acquisisce anche... È comunque anche la possibilità per loro di mettersi in gioco in un ambiente che è un po', diciamo così, un ambiente lavorativo, quindi dove Alice ha parlato delle scuole, quindi sono state loro a prendere i contatti con tutti gli insegnanti, a elaborare i percorsi, quindi hanno lavorato tanto. Lavorare ecco, al punto vero del si tempo. Si sono impegnate tanto. È tanto. Noi nelle coccarde che abbiamo, ce n'è uno anch'io, vedete, c'è questo numero di, insomma, da comporre, siamo qui anche per questo, rimandiamo la grafica, 45502 è il numero che dovete comporre per questo sms che, insomma, vi permetterà di supportare l'azione dell'Africa Chiama per combattere la fame nel continente africano e strappare, ahimè, costa dirlo, quasi a morte certa alcuni bambini in Africa. Allora Alice, una cosa che mi è venuta spontanea in mente sentendo di parlare, e visto questo rapporto di interscambio con i bambini e con i ragazzi, quale sarebbe, no, dal tuo punto di vista la percezione che questi bambini hanno una volta che voi li avete illustrato quella che è, insomma, l'altra parte del mondo? Cosa ti domandano? Quali sono le loro esternazioni, le loro curiosità? Insomma, perché tanto penso che abbiate uno scambio anche, no, con questi ragazzi. Dunque, i bambini sono sempre molto curiosi, quindi fanno sempre tantissime domande, e anche proprio le più banali. Per loro sono importantissime, per noi è importantissimo rispondere loro e fare in modo che insieme vediamo questo mondo come interconnesso, perché in realtà non è perché viviamo in Italia allora non dobbiamo pensare ai problemi che ci sono nel mondo, ma dobbiamo capire che siamo tutti interconnessi, tutti collegati tra di noi, e quindi partire da un bambino e fare in modo che cambi un po' la sua mentalità, cioè cresca con una mentalità differente, è molto importante. Così come nelle medie e nelle superiori non abbiamo mai incontrato casi di ragazzi non interessati a quello che dicevamo. E abbiamo sempre visto un riscontro positivo dall'altra parte, ed è molto bello a livello proprio personale ricevere questo, perché comunque capisci che il tuo lavoro e quello che stai facendo serve a qualcosa, e capisci anche che è positivo, molto positivo quello che stai facendo, e quindi proprio a livello umano è una grandissima ricchezza questo. Insomma, ti gratifica molto, molto questo momento della moltissimo. Tua vita, una scelta che rifaresti e soprattutto che consiglieresti a... Consiglio vivamente a tutti i giovani di fare domanda, perché è veramente un'esperienza, come diceva Raffaella, sia formativa dal punto di vista del lavoro, proprio lavorativa, sia dal punto di vista umano. Quindi consiglio vivamente di fare domanda. Beh, Raffaella, questo sms o questa telefonata dal telefono fisso vi dà modo di acquisire fondi, insomma, per le vostre prerogative, però, insomma, chi vuole impegnarsi con voi anche oltre questo periodo, perché c'è un periodo, vero, per questo sms? Allora, l'sms è attivo dal 10 al 23 aprile, queste okay. sono le date nel quale appunto è possibile sostenere questa iniziativa. Tra l'altro, diciamo così, adesso anche i social network ci aiutano, quindi io invito anche tutti anche a condividerlo su Facebook, Twitter, perché ovviamente ci aiuta ad essere, diciamo, a fare questo tipo di iniziativa. Fra l'altro è stata anche, diciamo così, sostenuta da diverse realtà locali, quindi dalle comici del San Costanzo Show che l'hanno presentato durante lo spettacolo che hanno fatto a Pesaro qualche giorno fa,
è stata sostenuta e annunciata dalla squadra di basket Vittoria Libertas, che domenica ha vinto una partita importante. Quindi diciamo sono tante le realtà che l'Orchestra Sinfonica Russini di Pesaro lo sosterrà, quindi tante realtà che si sono messe appunto a disposizione, dico sempre, realtà che ci hanno messo la faccia, no? Certo. Che fondamentalmente dicono decidiamo di sostenere questa iniziativa. Oltre all'SMS solidale, sicuramente in questo periodo dell'anno c'è anche un'altra modalità che è a costo zero per tutte le persone, che è quello invece di destinare il 5 per 1000 a sostegno delle attività che noi portiamo avanti in Kenya, Tanzania e Zambia. È un'opportunità grande per i cittadini italiani perché, lo ricordo purtroppo ancora oggi, circa il 40% degli italiani non indica nulla nella dichiarazione dei redditi e lo lascia così. Questo significa che lasciarlo così va nelle casse dello Stato. Diciamo così. Invece, visto che c'è la possibilità per il cittadino di scegliere a chi destinarlo, io invito tutti quanti ad informarsi e possibilmente a destinarlo all'Africa Chiama, ecco, a sfruttare questa possibilità. Insomma, perché una cosa anche bella e positiva della vostra Onlus è che, come sempre avviene in tutti i progetti di solidarietà, di sostegno, di insomma, quando qualcuno mette mano al portafoglio, ha piacere anche di vedere tangibilmente, praticamente, dove vanno a finire anche i suoi 2 euro. Insomma. Sì. E una cosa bella dell'Africa Chiama è la tracciabilità della beneficenza, diciamo così, e del supporto. Sì, beh, per noi è importante, diciamo così, rendere conto anche a chi ci dà 1 euro. Di come vengono utilizzati i fondi. Quindi sul nostro sito internet, che è l'africachiama.org, è possibile visionare i bilanci di tutti gli anni passati. Siamo ovviamente a Fano, quindi noi invitiamo sempre tutti a venirci a trovare. L'altra cosa è che diamo la possibilità a chi lo desidera di svolgere anche un periodo di volontariato direttamente presso i nostri centri, quindi noi diciamo vedere con i propri occhi e toccare con le proprie mani. Insomma, questo è quanto di più aperto e trasparente ci possa essere. Alice, allora tu sei giovanissima chiaramente, l'emergenza immigrazione, insomma la tragedia che sta vivendo il continente africano, insomma tutta la trasmigrazione planetaria che sta avvenendo in questi mesi, in questi anni, ci ha messo di fronte a una realtà che forse noi qualche anno fa non pensavamo nemmeno, no? Insomma, immaginavamo, sentivamo, ma insomma, loro sono venuti da noi perché avevano questa esigenza. La tua generazione, i tuoi coetanei, insomma, quindi immagino che tu parli con le tue amiche, i tuoi amici, qual è la percezione di questo fenomeno? Cioè, che cosa passa nella vostra generazione, cioè, come vissuto di questo momento storico che stiamo vivendo? Dunque, dipende, le reazioni sono contrastanti, dipende forse dalle persone, da come sono cresciute, dal tipo di mentalità che hanno. Comunque ci sono persone particolarmente aperte che quindi hanno voglia di informarsi, che sono curiose e non si fermano alle apparenze ma vanno fino in fondo. E ci sono persone che invece rimangono più ristrette nelle loro vedute e quindi non si informano, non vogliono neanche capire quello che realmente succede, perché anche io per esempio, conoscendo questi ragazzi del centro di accoglienza, ho capito veramente fino in fondo quello che passano e quanto soffrono per arrivare fin qua. E quindi invito vivamente tutti a informarsi veramente su quello che accade e a capire, e quindi cercare di approfondire sempre le tematiche e soprattutto dei nostri giorni, insomma. Non rimanere in superficie, non basarsi sul sentito dire, su quello che si legge, insomma. Raffaella, allora, rinverdiamo in chiusura di trasmissione l'appello al quale, insomma, noi ugualmente vi supportiamo con appunto questo SMS. Questo numero che per noi è importante, appunto, quindi io invito tutti a inviare un SMS, che è una cosa, un gesto. Tutti quanti, oppure chiamare la ripetizza, il numero l'abbiamo già ripetuto, comunque lo ripetiamo un'altra volta perché ne vale la pena,
il 45502 e per noi è veramente un gesto semplice ma che può cambiare la vita. La campagna che abbiamo scelto quest'anno è oggi tu puoi fare qualcosa di straordinario. Quindi inviare un sms sembra una cosa semplice, in realtà facendolo si fa qualcosa di veramente straordinario perché è rivolto a un bambino che sta appunto contando un po' anche su di noi. Su di noi. E quindi allora il numero ce l'avete, spero che lo abbiate segnato, è a termine questa campagna, quindi fino al 23 aprile, da qui, da oggi, fino al 23 aprile, fate a meno di un caffè al giorno, possiamo dire, ne prendete 5, prendetene 4, ne prendete 3, prendetene 2, ma il caffè aggiuntivo fate l'SMS. Se tutti facciamo questa cosa fino al 23 di aprile, sicuramente i 10.000 euro dell'anno scorso li superiamo abbondantemente. Mi raccomando, prendetevi questo impegno perché è a fin di bene e sicuramente poi quello che fate lo potete verificare grazie alla ONLUS L'Africa Chiama. Grazie a voi. Allora Raffaella, grazie, un grosso in bocca al lupo. Crepi. E un saluto va anche a tuo padre che in questo momento, Italo Nannini, si trova in Africa. Sì, adesso sono nella fase finale di un viaggio che li ha visti prima come prima tappa in Zambia, seconda tappa Tanzania e in questo momento sono in Kenya, gli ultimi giorni, diciamo così, di questa missione un po' intensa perché, diciamo così, non sono proprio giovanissimi. Due ragazzini, insomma. Però, sì, io dico che sono un po' degli incoscienti a fare questo viaggio, però diciamo quando uno, appunto il famoso Mal d'Africa esiste e l'altro motivo è che sicuramente appunto essendo il presidente dell'associazione c'è anche una, come dice lui, una responsabilità morale verso ogni singolo donatore che lo spinge a fare questo viaggio, perché ovviamente noi diciamo sempre, noi riceviamo le donazioni dalle persone, però poi noi abbiamo la responsabilità morale verso tutti coloro che ci hanno dato appunto un contributo, a fare in modo che quel contributo venga utilizzato nel migliore dei modi. E quindi lui dice, io devo andare per un senso di responsabilità verso appunto tutte le persone che mi hanno dato anche solo 2 euro, però per verificare che siano andati e spesi nel modo più corretto. Allora il motore, la benzina per fare tutto ciò gli deriva da questo. Allora, Alice Baldelli, grazie per essere stata con noi su questi divani per la prima volta, ma insomma soprattutto grazie per quello che stai facendo e anche per l'opera di divulgazione e di sensibilizzazione dei tuoi coetanei. Allora, grazie all'Africa Chiama che è qui per supportare questa campagna che li vede impegnati nello sconfiggere, per quanto sia possibile fare, la fame nel mondo e nel continente africano. Ricordatevi l'SMS o la chiamata al telefono fisso, io ve lo ricordo ancora, 45502, per strappare, insomma, per quanto sia possibile fare, un bambino alla malnutrizione e alla fame. Grazie per essere stati insieme a noi, grazie all'Africa Chiama, noi ci vediamo alle prossime puntate di Dopo Cena. Ciao e alle prossime. Ciao.